Oh, giovani amici di Facebook, bentornati a Meltime, la rubrica di Incauta Acquista che vi mostra tutto quello che arriva qui, nella redazione di Lega Nerd, tutte le settimane o quasi. Sono passate 2 settimane dall'ultima puntata, ho accumulato una valanga di roba, veramente troppissima, spero di riuscire a farla stare tutta quanta in una singola puntata. Adesso comunque parto subito a spacchettare, non faccio neanche le news questa settimana perché sarà una puntata davvero lunghissima, immagino, quindi non voglio esagerare, però so che siete contenti quando ci sono tantissimi pacchetti come oggi. C'è un mix di robe che ho comprato io su Amazon come al solito e tantissime cose invece che mi sono arrivate da PR vari, quindi sì, bando alle ciance, andiamo subito a spacchettare, via! Ok, allora, come al solito partiamo dai pacchi più piccoli per arrivare a quelli più grandi, li prendo un po' a caso in base alla dimensione, parto da questo, non sto a guardare troppo, Plastic Toy, Allora, è il pop del Big Boy. Cos'è il Big Boy? Ve ne parlo proprio per un minuto, velocemente. Big Boy, eccolo qua, quello originale, l'ho comprato negli Stati Uniti una decina di anni fa, è il primo Bubble Head messo in vendita da Funko, in collaborazione proprio con appunto questa catena di fast food, la cui mascotte è questo bambino che si dice abbia ispirato il primo Double Decker. Cos'è il Double Decker? Sono gli hamburger con 2 hamburger dentro, che adesso insomma sono abbastanza scontati, ma all'epoca, immagino durante gli anni 50-60, adesso non ricordo esattamente, erano una novità. C'era questo bambino un po' grassottello che chiedeva sempre l'hamburger con 2 hamburger dentro, appunto, cioè il panino con 2 hamburger dentro, e il proprietario insomma ha poi rinominato la catena Big Boy in suo onore e ha fatto questo Bubble Head famosissimo, che appunto, come vi dicevo, è il primo prodotto messo in vendita da Funko, su cui Funko ha creato il suo impero. C'è anche un bel documentario su Netflix dedicato a Funko in cui si parla di questa cosa, e ovviamente non poteva Funko non fare anche un Pop, che è la sua linea più famosa. Eccolo qua, Bob's Big Boy, ecco qui quello diciamo originale, si intravede la mascotte, e insomma questo è quello originale e questo è il Pop. Lo tiro fuori al volo, ce lo guardiamo, eccolo qua. Quindi questo qui a sinistra è quello diciamo originale, Home of the Double Decker appunto, e questo qui a destra invece Bob's Big Boy è il nuovo Pop che hanno fatto appunto per la linea Funko Pop. Carino, no? Insomma è un pezzo di storia della toy culture e in particolare di Funko, che insomma è diciamo ormai uno dei marchi, dei brand più importanti del settore. Ma andiamo avanti. Continuo con i pacchetti di piccole dimensioni, questo è Amazon, apertura facilitata, vediamo un po' cosa c'è dentro. Ok, custodia per iPhone XS, particolare, anche bella sporca, fortunatamente solamente esternamente. Tiro fuori il mio XS e vi faccio vedere come sta questa custodia. Allora, eccolo qua, l'ho preso insomma la scorsa settimana, 10 giorni fa a New York, mentre ero lì per il New York Comic Con. Se avete seguito le mie storie lo saprete già, non lo posso usare senza custodia, è inutilizzabile veramente senza custodia questo telefono, bellissimo, tutto quello che volete eccetera, ma senza custodia è inutilizzabile. Sto usando ora questa che è quella originale di Apple, famosissima per un motivo particolare, cioè è realizzata in vera pelle, di base non è proprio bellissima, cioè ha questo colore arancione che non è un granché, però essendo realizzata in vera pelle, con il tempo, oppure se la invecchiate voi, siete molto hipster, se la invecchiate voi artificialmente, diventa così. Non è male, no? Insomma, quindi spero che la mia diventi così il prima possibile. Adesso magari gli darò un aiutino, perché così arancione è veramente inguardabile secondo me, però invecchiando diventa bella. Sulla falsa riga di questa ne ho preso un'altra su Amazon, che è quella che stiamo guardando ora, che è questa qui di Lopie.cn. È per metà in pelle e per metà in tessuto, ma la cosa figa che ha è che ha, come si vede bene, lo spazio per tenere una o più tessere. L'ho presa in nero, visto che appunto ce l'ho già marrone e volevo un po' cambiare, mi piace il nero, non è affatto male, la pelle sembra anche buona, aspettate che l'annuso, mi sembra assolutamente pelle vera, quindi ottimo. Dentro, prima che gli metta il cellulare, ha 2 cose molto carine,
Io spero che si vedano, zoomo, sì che si vedano bene. Allora, questo è il porta estrattore di SIM e questo è un porta SIM nano SIM. Potenzialmente super comoda questa cosa, così potete portarvi dietro un'altra nano SIM inserita qui dentro e anche l'estrattore di SIM sempre dietro con voi, in modo tale da avercelo a portata di mano. Mi sembra un'idea bellissima questa qua. Gli metto dentro il tenesse, vediamo come ci sta. Ci sta ovviamente perfettamente. Gli ingombri sono praticamente gli stessi di quell'altra che vi ho mostrato prima, quella in pelle originale di Apple, che non ha tra l'altro questa bella idea interna. E poi vedete di qua, beh, insomma, mi sembra molto bella. A me piace molto, devo dire che mi piace. In più c'è questo portatessera che potenzialmente è molto comodo, ci sta una carta di credito, ci metto la prima cosa che mi viene in mente, un biglietto da visita di Codex Zombie, che ci sta perfettamente, ecco qua. Magari biglietti da visita o la carta della metro o la vostra carta di credito principale, se non volete portarvi anche il portafoglio, ce ne stanno anche più di una, direi, tranquillamente. I tasti sono mi sembrano in plastica, non si capisce bene, comunque vi assicuro che si premono molto bene, proprio senza problemi. Sì, si premono benissimo, quasi anche meglio di quella originale. Come al solito il tasto per passare in modalità silenziosa rimane un po' dentro, ma è facilmente utilizzabile, direi super promossa. Mi piace molto sia esteticamente sia come funzionalità, costa poco, se vi interessa è di Lopie e trovate il link in descrizione. Altro pacchetto sempre di Amazon, tac, vediamo un po', un paio di cose, sempre legate all'iPhone, molto bene, questo è un caso, ci sono diverse robe, era inevitabile che passando da iPhone 7 a iPhone XS ritornassi a comprarmi dei caricatori wireless. Gli ultimi che ho utilizzato, li ho utilizzati sul Nexus 5X, se non ricordo male, 2 o 3 anni fa. Poi sono tornato insomma a utilizzare unicamente iPhone e quindi avevo perso insomma questa bella abitudine. Sono comodissimi i caricatori wireless, la ricarica wireless è comodissima, ragazzi, se non la utilizzate, se pensate che sia una roba in più, vi assicuro che sbagliate. Un caricatore sul comodino di fianco al letto, un caricatore in studio, in ufficio o dove lavorate nella vostra postazione principale, vi cambiano veramente il modo in cui caricate il telefono. Se l'avrete sempre in carica, mai un problema, perché basta appunto appoggiarli. Ne ho comprati diversi, questi sono due, ce li guardiamo insieme al volo e provo anche a utilizzarli, magari con la custodia di prima appunto, per verificare che la custodia non infici la ricarica wireless. Questo è il primo Fast Charge Wireless Charging Pad, Fast Charger tra l'altro, Overcharge Protection, Overheat Protection, quindi molto bene. Di dimensioni abbastanza contenute, sì, carino molto, c'è di diversi colori, se non ricordo male l'ho preso così in oro perché era quello un po' più particolare. È anche bello pesantuccio, ah no, è marrone, guardate che bello, sì, mi ricordavo l'oro attorno e il marrone sopra, molto bello, mi piace molto. Non ha, solitamente questi caricatori hanno delle scritte orrende qua, tipo wireless, no, quelle robe così inguardabili, invece questo così è minimal, con solamente il fulminello e una porta qua micro USB che attacco subito e così lo proviamo. Non c'è altro nella scatola ovviamente se non il cavo micro USB e altra cartaccia di cui non mi frega nulla, butto via tutto, proviamo ad attaccare il cavo, ecco fatto. A questo punto basterà poggiare l'iPhone sopra e vederlo, tac, è già in ricarica, 81% di carica e sta caricando, quindi basta veramente solamente appoggiarlo, sentite il rumore e insomma sta assolutamente caricando. Mi tengo il cavo che molto probabilmente sarà sempre un micro USB. Questo, se non ricordo male, è leggermente più economico, ma parliamo comunque di tutti i caricatori attorno ai 10, 15 euro, 20 euro al massimo, quindi pochissimo. Ve lo ripeto, se avete uno smartphone che supporta la ricarica wireless e non utilizzate caricatori wireless, siete matti, perché costano veramente pochissimo ormai. Lo standard è quello QI. Standard praticamente. Ah, ecco, questo è quello in bambù che ho preso proprio per tenere qua in studio, che ho alle scrivanie in bambù, quindi dovrebbe stare molto bene. Dopo magari vi faccio una ripresa anche lì sulla scrivania, così vi faccio vedere come sta. Esce con il cavo bianco, vabbè, gli metto il suo cavo bianco che è sicuramente più bello di quell'altro nero.
È super sottile, non credo che questo supporti la ricarica fast, ma insomma chi se ne frega, non è così importante. Vediamo un po' se funziona bene. Tac, funziona immediatamente, ovviamente. Ecco qua, sta già ricaricando. Rumore perfetto, suono che vi avvisa che il telefono è in ricarica. Questo è completamente bianco, la marca è Crobot con la K, vedete, e sopra però c'è il bambù che quindi riprende, oppure anche no, insomma non so se voi avete una scrivania in bambù come me, è un materiale che adoro perché è economico, è resistente ed è bello, quindi perfetto. Io ho delle scrivanie di Ikea in bambù, costate pochissimo, secondo me bellissime, e questo appoggiandoglielo sopra si vedrà unicamente insomma il contorno bianco. Adesso provo a fare una ripresa qui in studio così ve lo faccio vedere. Sta bene, no? Mi sembra molto figo. Se vi interessa, link in descrizione. Poi, altro pacco misterioso, Cdiverte SPA, quindi PR, vediamo un po' cosa mi ha mandato Cdiverte, non mi ricordo assolutamente, tanto per cambiare. E Moro Antonio, ok, è semplicemente un disco, ok, molto bene, è WWE 2K19, è un disco review, non so se li avete mai visti questi dischi di PlayStation, sono quelli che vengono mandati insomma alle redazioni per fare le recensioni. In questo caso insomma è il nuovo gioco del wrestling di 2K, vabbè, lo rivedremo probabilmente su Lega Nerd, se vi interessa vi metto il link in descrizione al gioco completo. Vado un po' a caso, 1020 SRL, quindi direi PR ancora. Cosa mi hanno mandato? Ah, molto bene, che figata, sì, sapevo. Allora, il Blu-ray di L'Isola dei Cani, vabbè, tanta roba, ma soprattutto Deadpool 2 è versione super dotata. Ci sono, se non ricordo male, 15 minuti in più, se non ricordo male, in questa versione home video di Deadpool, parliamo prima di questa, quindi benissimo, include il libro in inglese, A Not Suitable for Children's Book, quindi un libro per bambini ma non per bambini, due Blu-ray, include la versione super dotata, una nuova versione estesa di Deadpool 2 che spacca, super dotata, con 15 minuti in più, appunto quello che stavo dicendo, avviciniamoci un po'. E sul retro vediamo un po', include la versione super dotata, è proprio un grande chimichanga, un'opera geniale, epico. Non posso credere di averlo detto, vabbè, ok, il sequel del primo film ovviamente, include tantissimi contenuti extra, sequenze di gag, scene eliminate ed estese, fino allo spasmo riprese dopo ripresa, il membro più importante della X-Force, che so già chi è, i valori della famiglia scelte degli attori, David Leitch non Lynch, dirigere Deadpool 2, figo, un documentario sul regista, commento audio di Ryan Reynolds, David Leitch, Rhett Reese e Paul Wernick, solo versione cinematografica, quindi non per la versione estesa, il divertimento a nome Deadpool 2 e molto molto altro, insomma diversi contenuti e... Ma c'è proprio un libro dentro, che figata, adesso lo guardiamo di brutto. Apriamolo, c'è questo mini cofanetto come vedete che contiene sia un cofanetto Blu-ray sia questo libricino che non è neanche tanto ino, anzi è abbastanza cicciotto, vedete, è cicciotto quanto, che figata, bellissimo, quanto il Blu-ray. Apro prima insomma il Blu-ray, vediamo quanti dischi ci sono, due se ho capito bene, esattamente, quindi all'interno due versioni del film, la versione cinematografica che avete magari già visto al cinema e quella super dotata con 15 minuti in più, esclusiva appunto di questa versione home video. E dentro vabbè varia cartaccia e poi c'è questo libricino che voglio vedere, Deadpool 2 A Not Suitable for Children's Book, quindi un libro per bambini, Stolen from the Library by, fighissimo, rubato dalla libreria della scuola da, e poi insomma diverse robe, c'è proprio la storiella di Deadpool. Eh sì, c'è la storia del film fatto come se fosse un libro per bambini con diverse illustrazioni, ma no, fantastico, questa è una bellissima idea. Bellissima idea, c'è tutto quanto il film a quanto pare, sì, X-Force, non voglio spoilerarvelo troppo se non, per caso non l'avete ancora visto, ma c'è proprio tutto quanto il film rivisto in chiave storia per bambini, fantastico, A Not Suitable for Children's Book, Deadpool 2 incluso in questo bel cofanetto che contiene appunto, ve lo ripeto ancora, la versione estesa, 15 minuti in più di film, se non l'avete visto ancora Deadpool 2 o se insomma lo volete per la vostra collezione o per tenerlo in un video,
Questa è la versione che vi consiglio, con anche questo libro fighissimo, insomma, solitamente il film vi consiglio sempre di comprare la versione solo digitale, ma in questo caso c'è un plus che è molto interessante. Oltre a questo mi hanno mandato anche la versione Blu-ray Full HD eccetera eccetera dell'Isola dei Cani, è uno dei miei film preferiti, semplicemente perché Wes Anderson è il mio regista preferito in assoluto, proprio, sono malato, sto male per Wes, numero uno totale, io che sono insomma OCD su certi tipi di estetiche di inquadratura, lui è assolutamente nelle mie corde, non credo che ci sia molto altro se non il disco dentro, esatto, c'è proprio solamente il disco bello, così bianco tra l'altro. Ecco qui, non c'è nient'altro, vediamo i contenuti speciali quali sono, animatori, intervista al cast, pupazzi, omaggio ai cani, città di Megasaki ed Isola dell'Immondizia, clima ed elementi atmosferici, galleria, trailer, insomma italiani, la lingua è l'italiano 5.1 in DTS, c'è anche in inglese, il master audio 5.1 DTS HD, sottotitoli in italiano in inglese, 16 noni, presentato in alta risoluzione, bla bla bla, durata 101 minuti, colore, bla bla bla, insomma è l'ultimo film di Wes Anderson, non posso far altro che super consigliarvi l'Isola dei Cani in digitale o in Blu-ray, come volete, in un video, è ora disponibile. Torniamo ai pacchi di Amazon, sempre apertura facilitata, molto bene, vediamo un po' che c'è dentro, oh oh. Molto bene, il libro di Garbage Pail Kids, conosciuto in Italia come gli Sgorbions, ecco qua, c'è questa copertina, non capisco se è rovinata o è proprio volutamente così, stampata così, Tops, che è l'azienda che ha pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti appunto questo GPK, Garbage Pail Kids o gli Sgorbions, insomma bonus stickers, introduction by Art Spiegelman, after World by John Pound, vediamo un po' che c'è dentro, ah, tra l'altro sì, copertina fatta volutamente così in plastica rovinata, fighissima, bonus stickers qui dentro, stickers bubblegum e poi dentro, ve li ricordate questi quattro di quanti i diversi insomma attestati che c'erano dentro agli Sgorbions, che bomba! E poi dentro c'è tutta la storia di come sono nati gli Sgorbions. Ho visto che vi interessava negli scorsi mail time, quindi proseguo la mia copertura degli Sgorbions. Tutta roba che mi compro io, non me l'ha mandata nessun PR. Non credo neanche ci siano più in Italia. Non so chi è che aveva comprato i diritti degli Sgorbions, però insomma, fatto sta che ecco qua. Ecco, esatto, poi ci sono tutte le serie Series 1 del 1985 con dentro tutti i primi Sgorbions. Ma vabbè, fantastico, fantastico, bellissimo, c'è tutta la storia degli Sgorbions serie 2 85 fino all'ultima serie, vediamo un po', serie 5 1986, e insomma The First Ever Garbage Pail Kids compilation of series 1 through series 5 da 85 all'86 include le immagini di 206 rare o difficili da trovare collectible stickers, è fantastico, insomma così un libro dedicato unicamente agli Sgorbions, come si chiamavano da noi, Garbage Pail Kids, se vi interessa, link in descrizione. Ancora Amazon, andiamo avanti con i miei acquisti, cos'altro ho comprato, mi sa, eh sì, ancora ovviamente, rimango in tema, questo è culo perché l'ho beccato proprio subito dopo, sempre Garbage Pail Kids con gli Sgorbis Comic Book Booktacular, questo è un fumetto dei Garbage Pail Kids con come per protagonisti appunto diversi usciti negli anni, eccolo qua, non l'ho letto, non ho veramente idea della qualità di questo fumetto, mi sembra molto bello però tutto quanto a colori con i diversi personaggi e in inglese ovviamente, ragazzi, non è mai uscito in italiano, i disegni appunto si rifanno ai disegni degli Sgorbions, c'è anche un po' di pubblicità retro dentro, molto bello, ci sono diverse storie, vedo, insomma questo è il fumetto dei Garbage Pail Kids, tra l'altro ci sono anche quelli di Mars Attacks, esatto, Mars Attacks e Garbage Pail Kids, non scappate, veniamo in pace, non scappate, che figata, sì, c'è anche una storia con Mars Attacks, insomma ci sono diverse storie, immagino che sia una raccolta di storie uscite poi negli anni e con anche diverse art alla fine, belle, bellissime, di Dan Aspiel e Peter Bagge, che è poi uno dei principali. Il fumetto degli Sgorbios in inglese, Garbage Pail Kids, se vi interessa, link in descrizione.
Passo poi a quello che sembra evidentemente un pacco da dei PR, così alterno un po' i miei acquisti a cose spedite, vediamo un po' cosa mi hanno mandato qua in redazione. Antonio Moro, Lega Nerd, sono io, vediamo un po'. Che diavolo è? Nanoblock, copro qui il biglietto visita, altrimenti sapete tutti i contatti di questo PR. Soprattutto, dunque, Nanoblock, Size Matter, le dimensioni contano, soprattutto per noi, visto che i mattoncini di Nanoblock sono veramente piccoli, un ottavo delle dimensioni dei mattoncini più famosi, insomma i Lego ovviamente. Nanoblock è un sistema di microcostruzione che permette di realizzare oggetti di qualsiasi tipo e forma, con un sorprendente grado di dettaglio. Sono realizzati da Kawada Co. Ltd. con sede a Tokyo. Nanoblock si sta affermando in tutto il mondo grazie alle sue caratteristiche uniche, trasformando in... Non c'è altro, direi. Da oggi la gamma Nanoblock verrà distribuita anche in Italia, ecco perché me lo mandano, quindi arriva Nanoblock ufficialmente, li avevo già visti, ma ufficialmente arriva anche in Italia. Nanoblock.it, direi. Mi hanno mandato anche un Grey Wolf, un lupo grigio da costruire, Kawada, ecco qua la marca. Questi sono i nuovi, insomma, i Nanoblock ufficiali, ora distribuiti anche in Italia, non so se lo sapevate. E questa cos'è? Ah, una maglietta S, vabbè, Size Matters, Nanoblock, ma una t-shirt anche. Grazie mille a Nanoblock per questi regali, e voi adesso lo sapete, ci sono i Nanoblock distribuiti anche in Italia, insomma, cerco un link e ve lo metto in descrizione, ragazzi. Cerco di alternare, torniamo ad Amazon, vediamo un po' qui cosa ho comprato io. Your Name, vabbè. Your Name è un altro paio di cose, adesso guardo cosa sono. Vabbè, Your Name, ero in Giappone quando è uscito, era ovunque, ha avuto un successo strepitoso davvero. Your Name è disponibile su Netflix per intero, quindi come se fosse un unico film unico. E è una bomba atomica, ragazzi, andatelo a vedere immediatamente se ve lo siete persi, se ancora non l'avete visto. C'è su Netflix, doppiato in italiano, anche dignitosamente bene. Mentre ero in Giappone ho comprato anche l'artbook, che è una meraviglia. E praticamente vi racconto questa: mentre ero a New York ho rivisto Your Name lì esposto in una libreria giapponese, una di cui vi ho già parlato. Mi è tornato in mente che non l'avevo ancora visto, quindi appena tornato da New York sono andato a recuperarlo subito su Netflix, mi è salita la fotta perché è veramente un capolavoro, tra l'altro bellissimo anche l'artbook. Non so se questo è disponibile su Amazon Italia, tutto quanto in giapponese, questo l'ho preso proprio in Giappone. E visivamente questo film, io lo chiamo film, questo film è un capolavoro assoluto, è qualcosa che non avete mai visto prima così, secondo me è veramente eccezionale da un punto di vista visivo proprio. Your Name, in Italia è uscita questa collection box di J-Pop che comprende i tre manga di Your Name, perché ovviamente è uscito prima in manga che in anime, non ve l'avevo ancora detto, e quindi eccoli qua in italiano. Sicuramente sono belli quanto il lungometraggio, quanto l'anime, e il manga assolutamente, anzi è molto meglio, quindi ve lo consiglio occhi chiusi anche se non l'ho ancora letto. Il numero 1, 2 e 3 di Your Name, consigliatissimi da J-Pop, me li sono comprati perché me li voglio leggere assolutamente. Qua arrivano dentro il loro bel cofanetto. Se lo trovo cerco di mettervi anche questo bellissimo artbook sempre di Your Name, che è riferito all'anime, non al manga ovviamente, ma che comunque è strepitoso. Spero che sia uscito in una qualche versione anche su Amazon.it. E poi vi straconsiglio il Blu-ray, o ancora meglio, per fare prima, se siete già abbonati a Netflix, lo trovate il film in animazione su Netflix in italiano, è già disponibile. Appena finite Mail Time, andatevi a guardare Your Name, che è una bomba. Poi andiamo avanti con i pacchi. Questo mi sembra spedito da PR, quindi andiamo un po' a vedere. Continuo ad alternare. Mouth. Ah, mi sa tanto che arriva da Netflix questo, For Lega Nerd Enjoy, Big Mouth, ottimo. Big Mouth è la nuova serie animata, una delle tante ormai che sono uscite veramente su Netflix, ogni giorno c'è una roba nuova, comica, animata, insomma, ispirata a questo comico famosissimo americano, soprattutto la sua bocca, quelle labbra, insomma, lo riprendono in pieno. For Lega Nerd Enjoy, vediamo cosa c'è dentro. Big Mouth Hand Masters, la prima gara internazionale di seghe. Vabbè, ok, vediamo un po' in cosa consiste questa gara di seghe.
Sei duro. Ok. Bello duro. Ok. Lo rompo impunemente. Che c'è dentro? Ah, ok, questo è perfetto. Muoio. Muoio da ridere. Questo è un grip per cellulari Fashion Phone di Big Mouth and Masters, ovviamente. Si attacca dietro al cellulare in modo tale da riuscire a tenerlo più comodamente. Vi ha togliere la custodia, ovviamente. Più comodamente per fare cosa? Mi sembra ormai scontato, visto che stiamo parlando della gara internazionale di seghe. Super! Anche qui spiegato come si usa, one-handed control, video chat, tablet grip, ma soprattutto one-handed control, così con l'altra mano potete, insomma, no? Avete capito? Andiamo avanti! Che altro c'è qua dentro? Diverse cose. Big Mouth Hand Masters, la prima gara internazionale di seghe, strizza e schizza, accidenti. Tieni sempre... Ah no, sono adesivi questi? Cosa sono? Sì, sono adesivi. Tieni sempre i fazzoletti portati di mano, Hand Masters, sono tutti adesivi di Big Mouth che attaccherò sul mio portatile. Ok, molto bene. I survived the Hand Masters Challenge. Super. E questa cos'è? La prima gara internazionale di seghe, NB, tieni sempre la fazzoletta portata di mano, molto bene. Sul retro, come partecipare alla prima gara internazionale di seghe, vai sulla pagina Facebook di Big Mouth, cerchi il gioco Hand Masters, scegli il nome adeguato per il tuo birillo, dopo il countdown scuoti il telefono su e giù più forte che puoi, goditi una lezione di educazione sessuale che non ti fa male, guarda le classifiche mondiali, sfida un amico, eccetera eccetera. Quindi è un gioco, è un minigame per smartphone presente sulla pagina ufficiale di Facebook di Big Mouth. Non l'avevo vista, se anche voi non lo sapevate ora lo sapete, c'è questo gioco in cui bisogna agitare il telefono e insomma fare la prima gara di seghe. Ma voglio sapere cosa c'è qui dentro. Ah no, ho capito adesso cosa sono. Sono fazzolettini. Vabbè, ma come si fa? Il genio Netflix, il genio. Cioè sono è un pacchetto di Kleenex personalizzato Big Mouth. Strepitoso perché non è semplicemente così una scatola messa sopra una scatola di Kleenex, ma è proprio tutto quanto, è stato fatto un repackaging appositamente per... fantastico, non so che altro dire se non ricordarvi ancora di andare sulla pagina ufficiale di Big Mouth. Vi metto il link in descrizione e ringraziare Netflix per questo regalo, mi fanno sempre piacere questi press kit così particolari. Bravissima Netflix, sempre il numero uno su queste cose. Andiamo avanti. Ancora pacco di Amazon, vediamo. Tra l'altro non vi ho detto che altro c'era prima insieme a quell'altro pacco, mette tutto insieme. Prima c'erano anche queste due scatoline che sono semplicissimi cavi corti di Anker per iPhone, cavi corti per me fondamentale, e Anker per me fondamentale perché sono gli unici che fanno, insomma tra i pochi che fanno veramente cavi di qualità. Perché è fondamentale un cavo corto? Per utilizzare il telefono insieme al power bank, per me è comodissimo, o anche per altri usi, ma insomma avere un cavo corto è assolutamente molto comodo. Questo è bellissimo, tra l'altro rosso, guardate che bello che è, rosso, e qui ce ne dovrebbe essere un altro identico però bianco, le scatole erano diverse ma esatto, quasi uguale in realtà. Questo era un cavo telato e questo invece è in plastica normale, sempre molto corto, mi piace da matti sta cosa, comodissimo per i power bank e per altri usi particolari. Questo anche il suo raccoglicavo, che è praticamente inutile su un cavo così corto, ma magari si può riciclare su altro. Quindi cavi corti di Anker consigliatissimi, certificati Apple, siete sicuri che funzionano sempre, che non rovinano il telefono, che non danno sovraccarichi, che non danno problemi. Anche questi me li sono comprati, non sto lavorando con Anker assolutamente, ve li consiglio proprio semplicemente perché li ho già provati e so che funzionano molto bene. Quindi cavi di Anker, se volete link in descrizione. Poi qua ci sono le nuove Bic di Star Wars, anche queste me le sono comprate, e anche dei pennarelli di Stabilo, di cui probabilmente non vi frega un cazzo. 10 pennarelli neri di Stabilo, semplicissimi, costano attorno ai 10 euro per 10, quindi relativamente poco. Mi servono dei pennarelli a punta media, questi sono perfetti, quelli di Stabilo, neri in questo caso. E invece vi dicevo, Bic ha fatto una collaborazione con Star Wars, ormai Star Wars lo vediamo veramente ovunque come marchio. Questa è l'ennesima collaborazione, quindi le classiche penne medium Bic, le tiro fuori, ve le faccio vedere. Questa è la confezione mista con sia blu che rosse che nere.
Eccole qua, vedete, Alleanza, Star Wars e varie robe, queste blu, è molto bella la grafica, mi piace, questa è rossa, sempre Alleanza, credo che ce ne sia anche un altro pacchetto con insomma, l'impero, no? Però. E anche questa è nera. E queste invece sono, stesso discorso, le matite. Punta già fatta, praticamente stessa grafica. Boh, se vi interessano, costavano relativamente poco. Adesso non ricordo il prezzo, ma erano quegli articoli, avete presente su Amazon, che potete comprare solamente se prendete insieme altre cose per almeno 20 euro. Quindi costavano davvero pochissimo, 2-3 euro immagino io, per le penne e per le matite. Una cosa in più, anche Bic collabora con Star Wars, si è preso il marchio Star Wars e ha fatto questa linea. Se vi interessa, link in descrizione. Poi cominciamo ad aprire pacchi un po' più grandi e misteriosi, completamente senza nessun riferimento per me, potrebbe essere qualunque cosa. Ah, ecco qua, altra puntata di Sgorbion si è venuta fuori, sono arrivati tutti quanti insieme nelle scorse 2 settimane. Vi avevo già fatto vedere due pop degli Sgorbions, me ne mancavano altri due, ce ne sono quattro in tutto, ecco qui gli altri due, insomma. Beastie Boy e Ghastly Ashley, sul retro vedete ci sono tutti quanti. Io avevo già preso Clark Kent e Adam Bomb, ecco gli altri due, il 2 e il 4, così adesso ho completato la collezione, ve li tiro fuori al volo, così ve li faccio vedere da vicino. Direi molto ben fatti anche questi. Eccoli qua, Ghastly Ashley e Beastie Boy, questo è il fronte e insomma di lato e anche il retro. In particolare Ghastly Ashley è veramente, ha un sacco di dettagli qui nei capelli e anche gli occhiali, insomma applicati poi molto bene. E anche Beastie Boy mi sembra molto ben fatto con la bava che gli cola dalla lingua. Guardate che belli che sono, se vi piacciono gli Scorpions ovviamente. Quindi Garbage Pail Kids numero 2, numero 4, i Funko Pop collezionabili di Funko, appunto, adesso li ho tutti. Se vi interessa, link in descrizione. E poi c'è questo che fa uno strano rumore di Lego, ma non mi ricordo di aver comprato Lego, forse non sono Lego, non ho veramente idea. Quindi sorpresa per voi e anche per me. Che roba è? Ah, ok. Ovviamente, invece erano Lego, mi sembrava strano. L'ho comprato istantaneamente, non me l'hanno mandato, me lo sono proprio comprato perché volevo essere sicuro di averlo. Si compra sul sito di Blizzard, è la esclusiva Lego Blizzard Exclusive, 182 pezzi, costa relativamente poco. Sono i nuovi Lego di Overwatch, in questo caso abbiamo Bastion. Molti hanno detto che brutti, ma probabilmente non sapete come è fatto Bastion, secondo me è reso molto bene, la scala è particolare, questo lo ammetto, però mi sembra assolutamente reso benissimo, con anche il suo uccellino qui sulla spalla, e qui lo vediamo anche senza. Mi piacerebbe costruirlo e farvelo vedere da vicino al volo. Quanto tempo ci vorrà a montare questo bastion? Faccio anche lo monto? Beh, lo monto al volo proprio. Time lapse super veloce, via! Allora, eccolo qua, Bastion di Blizzard e Lego, ovviamente, in versione Lego. A me piace molto, a me piace molto, devo dire che mi piace assai. Cioè, l'uccellino qui non sta proprio esattamente. Vabbè, adesso poi dipende come girate il braccio, chiaramente. Facciamo anche lo tolgo adesso l'uccellino, perché secondo me distoglie inutilmente. Guardate che bel mech che hanno fatto, altro che molto bello, Blizzard Exclusive, ci sono 3 adesivi, 2 per le spalle e 1 per qui Blizzard Exclusive, sono una valanga di pezzi strani nuovi. Lego sta veramente esagerando secondo me, però d'altronde non sarebbe altrimenti possibile fare questi bei modelli, secondo me, molto belli questi mecha. Bella anche il nuovo tipo, diciamo così, chiamiamolo così, non so se è nuovo, io non avevo mai visto questo supporto in cui le gambe sono proprio collegate, vedete qui, con dei tac, in modo tale che sia perfettamente stabile, assolutamente. Quindi bella idea, mi piace molto, con la sua targhetta qui davanti in Blizzard Exclusive e Bastion sopra. Chiaramente spara questo, clic,
accidenti, una potenza inaudita, il cannoncino dei Lego è sempre il top. Vi danno altri proiettili, chiaramente, tre. Sarebbe stato bello che si trasformasse come in Overwatch. C'è dietro un accenno di mega mitragliatore, però non viene più in avanti di così, nelle istruzioni non era indicato nulla. Ruota la parte sopra, vedete, la testa ruota liberamente, molto figa, le braccia, le gambe ruotano liberamente, ma non si trasforma in torretta mitragliatrice, purtroppo. Secondo me è super promosso Bastion di Overwatch in versione Lego, con questa bella versione, insomma, così exclusive di Blizzard. Insomma, questo era Bastion in versione Lego, questo è il packaging della versione esclusiva in vendita sul Blizzard Store online, quindi se lo volete lo trovate linkato in descrizione. Cominciamo a passare pacchetti un pochino più grandi, ce ne sono di molto più grandi, ora ci stiamo per arrivare, sono veramente tantissimi oggi i pacchetti, spero che questa puntata non duri 10 ore, adesso opererò di montaggio serrato. Cos'è? Spigen Fast Wireless Chair, un altro caricatore wireless, ne ho voluto provare anche uno Fast particolare di Spigen, sempre comprato, non mi ha spedito niente. Lo risottolineo semplicemente perché a volte invece mi mandano cose da recensire e ve lo dico proprio espressamente, in queste cose non sono pagato con i miei soldi, quindi lo dico. Spigen Essential Fast Wireless Charge, questo mi piaceva perché è un po' inclinato e ha due dual coil technology in modo tale che insomma becchi sempre fondamentalmente, quindi si può tenere sia in verticale che in orizzontale il telefono, mi piaceva perché da tenere sulla scrivania mentre si sta lavorando, in realtà se il telefono è un po' inclinato, soprattutto l'iPhone X che per essere sbloccato necessita di vedere la vostra faccia, no? Mi sembrava un'idea migliore, questo costa un po' di più, però insomma è fast wireless ed è molto più grande, guardate che roba, è molto più grande di quello che mi aspettavo, in realtà forse è troppo grande, adesso ve lo dico. Solito cavo micro USB, questo è un biadesivo che non so a che serva, si va attaccato qui semplicemente. For fast charging, ovviamente utilizzate, vi dice di utilizzare un caricatore sensato, eccolo qui, rimane così, inclinato ma non troppo, metto il telefono e sta già caricando ovviamente, e se cercavate anche un caricatore così insomma che vi mantenga il telefono inclinato, occupa molto spazio, però molto di più di quello che pensavo, a dir la verità. Si può forse utilizzare in un'altra maniera appoggiandolo da qualche parte, così, forse è per quello che serve, quel gommino strano in più. Tac. Insomma, ennesimo caricatore wireless che mi sono procurato dopo che sono passato a iPhone X. Se vi interessa, ecco qui, l'avete visto da vicino, questo qui di Spigen. Niente di che, in realtà, preferisco questi qua. Adesso che lo vedo dal vero, vi devo dire che, non lo so, forse potevano inclinarlo ancora di più a sto punto. Mi sembra una via di mezzo che non ne capisco il senso. Almeno questi qui occupano pochissimo spazio, vedete, glielo appoggi sopra e fine. Questo qui mi sembra un po' un overkill che non è arrivato fino in fondo, insomma doveva essere così forse, vabbè. Che ne dite? Ce ne avete voi dei caricatori wireless? Quali utilizzate? Questi qui a piastra semplicissimi o ne avete qualcuno che vi tiene inclinato il telefono che preoccupa molto più spazio sulla scrivania? Potremmo sapere nei commenti. Se volete questo qui di Spigen trovate il link in descrizione. Passiamo i pacchi ancora più grandi, sempre più grandi, Jesse Tessile, spero che sia quello che credo, spero che sia quello che credo dovrebbero essere, visto che è tessile, dei campioni di una nuova roba che voglio far fare, sì, oh yes! Sì. Allora, sono dei campioni, ovviamente, ripeto, Questo è lo snapback di Bricknauts, con il logo Bricknauts sul fronte. Ok. Non male. E questo invece è per Toy Cult, che è il nostro altro magazine verticale dedicato alla toy culture. Toy Cult e Bricknauts, li farò fare anche per Lega Nerd e per gli altri nostri brand, diciamo, chiamiamoli così. Volevo un po' vedere come venivano fuori, non sono affatto male, bravo Marco. Vi metto in descrizione i contatti se volete anche voi farvi fare degli snapback custom. Non sono snapback che venderemo, ragazzi, li faccio per la redazione, perché se volete comprare le cose di Lega Nerd è leganerd.com/shop.
semplicissimo. C'è tutta la roba di Bricknauts, di Lega Nerd, di Incauto Acquisto, insomma, se vi piacciono i nostri brand, assolutamente quello è il posto in cui andare. Quindi snapback di Bricknauts e snapback di Toy Cult. Sono un esperimento che sto facendo per capire cosa fare per i redattori di particolare e da portare magari a Lucca il prossimo mese. Andiamo avanti. Pacco molto più grande, GDG, PR, anche questo, non ho la minima idea. Vediamo un po' che mi hanno mandato. Magic, yes. E anche qui ne faremo un video con, come al solito, Giacomo, come facciamo di solito. C'è un'intera playlist, ragazzi, dedicata a Magic the Gathering, non c'è altro, no? E c'è un'intera playlist, vi dicevo, dedicata a Magic the Gathering, se vi interessa. Questa direi che è la nuova espansione Gilde di Ravnica, eccola qua, con due mazzi Planeswalker, Ral e Vraska, mi hanno mandato, e un bel pacco di bustine da aprire insieme a Giacomo. La nuova espansione di Magic the Gathering escono di continuo, è incredibile, facciamo video di molto più frequentemente di quanto pensassi, quindi adesso devo organizzarmi con Giacomo. Se mi stai guardando, Giacomo, mi raccomando, becchiamoci prima possibile, facciamo un bel video dedicato a questa nuova espansione di Magic the Gathering. Vediamo velocemente i due Planeswalker. Questo è Ral, mazzo Planeswalker, evocatore di tempeste. Ral Zare, che è un ingegnoso mago delle tempeste, che grazie alla sua mente agile si mantiene sempre un passo avanti ai nemici. Metti i bastoni tra le ruote all'avversario e subissolo con una raffica di magie mentre ti fa strada verso la vittoria. Sarà un mazzo blu, immagino, un portamazzo, un mazzo da 60 carte giocabili fisicamente online, due buste da 15 carte, contiene inoltre un inserto strategico, due schede di riferimento, bla bla. Ovviamente per giocare online bisogna riscattare il codice su Magic the Gathering Arena. L'altro Planeswalker che mi hanno mandato si chiama Vraska, mazzo Planeswalker, gorgone regale. La vita di Vraska è stata segnata dalla violenza e la gorgone non si fermerà di fronte a nulla per farsi giustizia contro chi le ha fatto del male. Anche qui ovviamente un portamazzo, un mazzo da 60 carte, giocabile anche online su Magic the Gathering Arena. Due buste da 15 carte della nuova espansione che si chiama il Gilde di Ravnica. Se vi interessa, ragazzi, video in arrivo sul canale, oppure il link in descrizione se volete già comprarvi i mazzi Planeswalker o le bustine. Andiamo avanti. Pacco di Amazon gigante, passiamo a quelli veramente grandi. Non è mai sempre facile farvi capire quanto sono grandi questi pacchi, ma di sicuro sono molto grandi. Dopo poi il fish qui, il wide che ho sulla lente, deforma un po' le mie braccia, per cui non si capisce bene, ma... Oh yeah, The Simpsons! Ah sì sì, l'ho comprato io! Due cose! Allora, prima questa e poi questa. Due cazzate comprate da me medesimo in fotta, così proprio in totali incauti acquisti, che secondo me però vi piaceranno. Uno è questo cuscinone, vi piaceranno molto, direi. Uno è questo cuscinone dei Simpson con la classica ciambella di Homer, si può usare diciamo così appoggiato in verticale sul divano, semplicemente per arredare un po' in maniera particolare, non è per tutti, me ne rendo conto, magari avete un salotto super fighetto e insomma questo magari non ci sta, però non è neanche così assurdo e insomma no, particolare, in realtà è un ciambellone perfetto. Oppure si può usare anche in orizzontale e ci si può sedere sopra, cosa che farò io qui in studio, lo volevo poi qui per le sedie in plastica, che sono un po' durette, e con questo direi che è super top, se poi avete anche le emorroidi, lol. Vabbè, comunque, molto bello, costa poco, costa una ventina di euro, è bello, è già bello riempito, cicciotto, avete visto come vi arriva. Avevo paura che a volte ho preso dei cuscini puntando sull'estetica della fodera, no? E poi vi arriva solamente la fodera, senza il cuscino dentro, che insomma è un po' un pacco. Invece in questo caso, avendo questa forma così particolare, vi arriva già bello completo. Promosso, assolutamente, mi piace molto il cuscino della ciambella di Homer. E poi, come se non bastasse, Hollywood Rights Ecto 1 dei Ghostbusters, come potevano comprarla, proprio metal die cast, completamente in metallo, i dettagli in plastica ovviamente, made in China. Vediamo, avvertenza, hanno dato i bambini di piccola età, si aprono gli sportelli, ve la tiro fuori che ce la guardiamo insieme. Questa la espongo subito insieme a tutte le altre mie minchiate dei Ghostbusters. Ho proprio un angolo qui nello studio dedicato unicamente ai Ghostbusters, non ho più spazio, maledizione. Addirittura è avvitata, Dio santo, volevo non rompere la scatola, ma è praticamente impossibile. Ok, eccola qua, la Ecto 1 dei Ghostbusters, si scala 1,24, metal die cast, si aprono gli sportelli ovviamente, si apre dietro, chiaramente, non poteva non aprirsi dietro, sopra ci sono tutti quanti i dettagli del caso, dalla parte opposta si apre l'altro sportello,
sia, perché davanti chiaramente si vede il motore, molto bella, costa relativamente poco anche questa qui, in scala 1.24, completamente in metallo, insomma almeno le parti principali intendo in metallo, però è chiaro che insomma questa è tutta plastica, anche le parti sopra sono in plastica, però insomma come Ecto 1, questa è una linea, si chiama Hollywood Rides, ci sono un po' tutte quante le auto famose dei film, le comprerei tutte, dovendo partire da una, sono partito dall'Ecto 1 che è quella che mi piace di più, ma veramente c'è di ogni, costano 20-30 euro, mi ricordo una cosa del genere, ma comunque non molto, altrimenti sapete che non me le comprerei mai. Belle, no? In scala 1.24 non sono enormi, questa è la mia mano, non sono enormi, però hanno il giusto dettaglio, si aprono gli sportelli, insomma. Se vi interessa, link in descrizione. Poi, pacco gigante da Polifoto, direi, me lo aspettavo, direi che rientra in quello speciale che sto continuando a rimandare, perché appunto sto aspettando diverse macchine fotografiche. Uno speciale legato alla fotografia istantanea, quindi tutto quello che riguarda la fotografia istantanea moderna, ci sono diverse soluzioni, ve ne ho già parlato, straparlato, anche perché ho già ricevuto diverse camere da diversi distributori italiani, è veramente un delirio, mi scuso con voi perché ve l'ho annunciato 6 mesi fa e sto ancora raccogliendo materiale, però capirete che raccogliere camere e stampanti instant da 5-6 marchi diversi non è facile. Non è facile neanche aprire questa scatola, tra l'altro. Diavolo! Ok. Oh, tante cose mi hanno mandato. Polaroid Pop, ok. Kodak. Senti quanta roba che mi avete mandato, grazie ragazzi. Una valanga di roba, molto bene. Ok, abbiamo tutto distribuito da Polifoto, sia Polaroid che Kodak, almeno una volta sono riuscito a fare le cose insieme. Allora abbiamo la Kodak Printomatic, eccolo qua, quindi è molto simile a quella di Polaroid che vi avevo già mostrato, cioè stampante, come si chiamano già? Non mi viene mai in mente come si chiama la tecnologia di stampa zinc, quindi stampante zinc con in più però anche la parte di macchina fotografica, ovviamente con la qualità insomma che a cui può arrivare una lente grande così, cioè microscopica ovviamente, vedete qui, vabbè è normale, quindi questa è una, la tiriamo fuori che ve la faccio vedere dal vero, la Printomatic, è molto bella bianca e gialla secondo me, tac. Non ha schermi eccetera, semplicemente scatta e poi stampa, oppure vi ci potete collegare direttamente con il vostro smartphone, cosa comodissima secondo me, e poi stampare dritti. Bellissimo, bianca e gialla, mi piace da matti, non c'è dentro la carta immagino, esatto non c'è, gliela metterò, anche perché ho visto che me l'hanno mandata, il cavo micro USB non mi serve, adesso questa la tengo fuori. Qui ecco, esatto, un po' di pacchetti di zinc fondamentali per stampare, molto economici, cosa per cui vi consiglio in generale appunto le soluzioni zinc economiche e adesivi, tra l'altro sono, non sono affatto male. C'è poi mini one shot che fa direi bene o male le stesse cose, più o meno insomma, eccola qua, mini one shot che è molto simile come vedete, ma in più anche lo schermo in cui riguardare le foto che si sono fatte e dei controlli qui per passare da foto a foto e mandare in stampa solamente quella che insomma volete voi chiaramente, però insomma credo che la qualità delle foto bene o male lo verificheremo comunque, La Polaroid Pop invece è tutta un'altra cosa e funziona con queste. Compatible exclusively with Polaroid Pop, 20 foto sono in questo caso, instant, molto simili alle vecchie Polaroid, che non sono quelle di, vedete questa è zinc paper, per cui in realtà non c'entra nulla, è proprio una stampa zinc su un formato grande come quello di Polaroid. Poi vediamo un po' com'è fatta questa Pop, sono curioso, cicciotta, mi ha mandato quella in bianco e in nero, non è male, che particolare, è un pillolone, sto a guardare adesso che altro c'è dentro, come c'è questo pillolone che è appunto
la Polaroid Pop, anche qui lente microscopico ovviamente, c'è anche un flash, però in questo caso c'è tutto uno schermo qui, e poi qua si apre e ci vanno dentro questi qui, c'è anche la sua schedina SD, qui ci va una batteria, spero che sia tutto quanto incluso dentro la scatola, poi verificherò. E insomma, ne riparleremo di queste, ah, qui è magnetico, carino, ne riparleremo di queste macchine così particolari. Insomma, dovrò tornare un po' a parlarvi di instant camera, ne ho raccolte diverse, ve le faccio vedere un po' tutte quelle che ho finora. Insomma, vedete che sono a buon punto per il mio speciale. Abbiamo una Polaroid Snap, che anche questa è insomma molto carina perché ha il touchscreen, lo schermo grande eccetera, e lavora sempre su Zinc. Poi sempre su Zinc abbiamo queste due soluzioni di Kodak, e poi ancora Polaroid abbiamo la Pop, che utilizza sempre Zinc ma in formato Polaroid. Poi da Lomo abbiamo la Automat, che invece usa le pellicole Instax di Fuji, e poi abbiamo anche le pellicole Polaroid Originals, che sono un'altra cosa ancora, sono il nuovo formato, il nuovo nome di Impossible Project, se vi ricordate, e queste sono compatibili con le vecchie Polaroid, di cui io ho una collezione sconfinata, ne ho una trentina, per cui vedremo anche come funzionano le nuove Color 600 con le vecchie macchine Polaroid. Quindi insomma riuscirò a fare uno speciale nelle prossime settimane con tutta questa roba qua. Se vi interessa, intanto vi metto il link in descrizione di tutte queste camere particolarissime. Ancora pacco gigante, questa volta da Amazon, vediamo un po'. Che roba è? Ah, ok, cuffie e piumino. Fantastico! Qui cambiamo un po' argomento. Allora, prima le cuffie. E qui in studio per montare utilizzo da un paio di anni le HD330, ve le ho già mostrate in un video dedicato. Hanno un rapporto qualità prezzo eccezionale perché costano attorno ai 40 euro e sono molto buone. Volevo fare uno step in più senza spendere però un capitale, e Sony 7506, sound monitor, headphones, insomma sono proprio storiche queste cuffie, packaging essenziale, ma veramente cuffie storiche che andranno sicuramente benissimo, per cui sono andato proprio sul sicuro. Costano relativamente poco adesso, attorno ai 120 euro se non ricordo male, però insomma sono veramente cuffie super storiche da studio, belle neutre, come appunto insomma, è indispensabile che sia per montare l'audio in maniera sensata. Carino questo packaging, ma niente di eccezionale. Doppia presa, tiro fuori questa stoffina, c'è anche un sacchetto in cui tenerle. Hanno il cavo così arrotolato, che mi piace da matti ed è perfetto per come lo uso io. Metto via la scatola, butto via tutto in realtà. Mazza che parruccata sta cosa della stoffa Sony, carina però abbastanza una parruccata. Via il sacchetto, non è niente di che. Sony qui leggerissimamente imbottito, ma proprio niente. Ed eccole qua, muove proprio semplicissime e efficaci, almeno spero, right and left. Tra l'altro vi dico questa curiosità che so da un po' di anni, ma ogni volta che la dico tutti rimangono stupiti. Sapevate che in tutte le cuffie in cui è il cavo è collegato a un solo padiglione, come in questo caso, è sempre collegato al padiglione sinistro. Quindi se prendete le cuffie in mano in questa maniera qua e vedete che c'è un unico cavo, sono cuffie nuove che non avete mai usato, insomma, c'è un unico cavo, sappiate che è sempre nel padiglione sinistro, infatti vedete left, qui poi addirittura c'è il blu e il rosso, tanto per semplificare ancora le cose per Sony. Sono costruite in parte in metallo, in parte in plastica, Professional Dynamic Stereo MDR 7506, proprio super storiche, comode e in teoria super perfette per l'uso in studio di cui voglio farle io. Anche il cavo così arrotolato, che è molto comodo perché si accorcia, ma serve un cavo corto. Non ho molto altro da dire adesso, le ho proprio appena spacchettate, facciamo che me le fate usare per montare questo stesso video e poi dopo ve ne riparlerò. Se invece voi le conoscete già e ne volete parlare nei commenti, volete consigliare qualcosa di simile magari, o proprio queste qua, fatelo pure. Se volete queste qui ripieghevoli, come vedete, tac. Se volete proprio queste invece, si ripiegano così quindi tengono poco spazio, dicevo, se volete proprio queste invece le trovate il link in descrizione.
E poi in questa puntata vi consiglio anche un capo di abbigliamento, vedete come arriva, molto bulk, però assolutamente originale. Questo è un piumino di The North Face, solitamente costano una infinità questi piumini, purtroppo l'ho trovato a un prezzo decente su Amazon. Il modello si chiama, adesso ve lo dico, è il Treveil con cappuccio, cioè anche senza cappuccio, lo volevo con cappuccio. Che particolarità ha? Beh, insomma, niente di che, è un classico piumino, lo volevo nero, con vera piuma d'oca, a un prezzo che non siano 300 euro. Questo l'ho trovato a 170, il suo prezzo di listino mi sembra che sia 250, quindi lo trovate insomma su Amazon in sconto, vi arriva perfetto, è originale, stavo verificando semplicemente, insomma sì, è tutto quanto perfetto. Ora lo indosso anche, ve lo faccio vedere come sta, mi sembra benissimo, no? Eccolo qua, così lo vedete per bene, insomma, come sta. Direi che ci ho preso anche con la taglia, forse mi è leggerissimamente grande, è una L questo, se volete un riferimento. Questo è Treveil di The North Face, si è cercato un piumino per questo inverno, non è super invernale, non ci fate meno 10 gradi, però insomma per il nostro clima temperato che diventa un po' fresco d'inverno, questo è perfetto, perché un piumino con piume in vera oca fa veramente la differenza, è più leggero, fa molto caldo quando ce l'avete addosso, ma non troppo caldo, e insomma per me è veramente indispensabile, bellissimo. Se lo trovate come ho fatto io a un prezzo decente, compratevelo, c'è in diversi colori, tra l'altro c'è anche bicolore, io ho voluto prenderlo nero perché sapete che sono insomma flippato per il nero, però c'è in tanti colori diversi se non vi piace nero. Se vi interessa, link in descrizione. Vado avanti, ultimi due pacchi, anche questo bello grande, so cos'è. Ah, Question, c'è quanta roba, che figata. Allora, Question è una di quelle marche che ho contattato, ve l'ho detto tempo fa, per farmi mandare degli zaini di altissima gamma, molto costosi, sopra i 200 euro per intenderci, cioè tra i 200 e i 400 euro solitamente. Qui c'è un bel welcome di Question, eccetera, c'è anche tutto il loro catalogo particolare. Questa è una marca svizzera, se non ricordo male, che fa cose molto belle. Non mi ricordo quale mi ha mandato, adesso lo scopro. Allora, abbiamo, bello anche questo packaging, bello questo tessuto non tessuto. Questa è la classica tote bag loro, che si trasforma in zaino, molto simile a quella di Bellroy che vi ho mostrato nello scorso mail time. Questa è in pelle. E mi piace tantissimo il colore, tra l'altro. Questa si chiama Simple Pack, ha come vedete sopra due maniglie che vengono tenute insieme da questo pezzo in pelle. Qui davanti è una cerniera semplicissima con dentro una tascona frontale. Sul retro si vedono le tracolle che possono anche essere staccate e nascoste qua dentro, chiaramente. E nella parte interna, andiamo ad aprire, mi piace moltissimo questo colore che si chiama tipo lavagna, una cosa del genere, è un nero ma non è proprio nero. Dentro chiaramente c'è, è tutta bella imbottita, e ha una cerniera qui e qua una tasca per il portatile. È una borsa semplice ma veramente molto ben realizzata, classica tote bag che si trasforma in zaino, tote bag verticale che si trasforma in zaino, è uno dei formati che mi piace di più in assoluto. Vediamo qual è l'altra invece. L'altra si chiama Simple Office ed è in realtà uno zaino che però vedete ha la maniglia laterale, per cui diventa anche borsa così tipo 24 ore, con le tasche che in quel caso rimangono sopra. Guardate che bella! Piace da matti sempre il colore, gli ho chiesto proprio io espressamente, hanno le cose in diversi colori, ma questo mi piaceva da matti perché è questa cordura bella resistente. E evidentemente insomma un buon materiale, no? Cordura eccezionale che poi insomma così quando invecchia diventa un po' più chiara nelle pieghe, è un po' cartonata, non so come dire, è cerata, ecco come si dice, quindi è molto bello l'effetto, no? Almeno a me piace molto questa cordura cerata. E poi sul retro abbiamo sia il passante per il trolley, comodissimo, sì, abbiamo la tracolla che diventa anche zaino in questo caso, perché è stata fatta passare qui dentro, ma volendo si fa uscire da qui e diventa la tracolla semplice di questa, che può essere quindi sia una classica borsa così orizzontale con la sua bella maniglia sopra, sia uno zaino. Molto bella questa idea. Dentro vediamo com'è fatta, oltre alle due tasche esterne
chiaramente stesso discorso uguale a prima, abbiamo due tasche da una parte e dalla parte opposta abbiamo qui un attacco e lo spazio per il portatile. Comodissima e molto bella, mi piace da matti questo colore, è bello. Questa diventerà, direi, una delle mie borse preferite. Non mi ricordo sinceramente quanto costano, sicuramente costano molto, però ragazzi, ve l'ho detto che vi ho proprio chiesto espressamente. Insomma, volevo testare un po' quali sono le migliori marche attualmente sul mercato per zaini e borse, e questa è una assolutamente delle migliori e si fa pagare di conseguenza. Comunque, Simple Office e Simple Bag, si chiama, Simple Pack. Simple Office, Simple Pack. Questa è verticale, questo orizzontale, entrambi diventano anche zaini. Andiamo avanti, ma ne riparleremo di queste borse di Question in un video dedicato appena un po' di tempo. Accidenti, devo fare diverse recensioni di questi zaini spettacolari che mi stanno arrivando in queste settimane. Nel frattempo, se vi interessano, link in descrizione. Poi, ultimo pacco, sono fuori camera perché devo metterlo. Uff, ecco qua. Accidenti, che svettola, questo è enorme. Questo è un acquisto su eBay. E sapete cosa compro su eBay? Spesso. Ve l'ho già mostrato in tante puntate di Meltime. Cosa compro su eBay? Retrocomputing. Cosa avrò preso questa volta? Vi ho fatto vedere dei portatili, vi ho fatto vedere dei desktop, vi ho fatto vedere dei palmari. Cosa sarà? Sarà difficile da aprire, che diavolo è? Per me questo non lo conoscete, stavolta ho beccato veramente una roba che non potete conoscere. No, vabbè, i più anziani di voi l'avranno già visto. La borsa è molto rovinata, ve lo dico già, ma in teoria il contenuto dovrebbe essere ok. Mamma mia, quanta roba che ho messo dentro, ragazza. Ok, posso buttare tutta sta roba. È di Amstrad. La borsa è molto rovinata, purtroppo, ma chi se ne... Devo dire che si sono sforzati a impacchettarlo molto bene, almeno. Non so quanto è ben tenuto, dalle foto non si capiva bene. Cosa può esserci qui dentro? Vedete, è uno zaino. Ecco come si presentava, così, a zaino, con una borsa qui davanti che contiene l'alimentatore. Qui sopra si apre e cosa esce? Qui un po' di manuali, adesso ve lo faccio vedere. Qui si apre, tac. Amstrad PPC 512, particolarissimo, uno dei primissimi computer portatili. Così è chiuso, lo vedete, con la sua maniglia qui. Lateralmente un floppy da 3,5, e poi cosa succedeva? Si apre la tastiera così, si tira sul monitor, fantastico, e diventa un computer portatile Amstrad PPC 512. C'erano vari modelli con varie, insomma, memorie. Non ho molto da dire in realtà in questo momento, lo proverò, secondo me neanche parte perché l'ho pagato veramente pochissimo. Battery off, battery on. Lo schermo sapevo che è rovinato, infatti si vede qui che eccetera. Mi interessava averlo come oggetto perché è veramente un oggetto per me incredibile. Fatevi un po' di ricerche sull'Amstrad PPC, Personal Portable Computer, versione HD, tra l'altro vedo qui l'adesivo. Vi alzo un po' l'inquadratura così lo vedete un po' meglio. Insomma, eccolo qua, Amstrad PPC 512. Come vi dicevo, sono diverse versioni in base alla memoria interna. Questo è lo schermo che appunto spariva dentro e la tastiera gli si ripiegava
sopra in questa maniera, poi si va a incastrare. Purtroppo abbastanza malandato quello che ho trovato, io l'ho pagato talmente poco, però che ci può anche stare, insomma, va tutto pulito e va un attimo sistemato, sperando di farlo funzionare, cosa per niente scontata. Insomma, questo è il mio consiglio di ricerca su eBay. Se volete un pezzo davvero molto particolare che si trova a prezzi ancora umani, questo personal portable computer di Amstrad è uno dei primi esempi, con MS-DOS, di computer portatile molto molto particolare, che appunto, come vedete, si richiude su se stesso, clippa e poi si prende la maniglia e si porta via. Allora, super puntata oggi, veramente ho fatto fatica a farci stare tutto, e tra l'altro alcune cose non le ho messe, tipo le penne di Bic, vabbè, ve le ricordate, no? Quelle di Star Wars e altre robe non sono riuscito a metterle. Facciamo un recap velocissimo. Partiamo da sinistra, vediamo dietro le due borse di Question che abbiamo appena visto, gli snapback, miei prototipi, non, comunque andate su leganer.com/shop per comprare il merchandising dei nostri brand. Ben tre Funko Pop, uno di Big Boy, storico assolutamente, e due di quelli che mi mancavano, dei Garbage Pail Kids, degli Scorpions. Poi abbiamo visto Bastion da Overwatch di Blizzard, in esclusiva per Lego, molto figo secondo me. Abbiamo visto, sempre a proposito di Scorpions, sia l'album a fumetti che l'artbook con tutte quante le prime 5 edizioni dell'85 e dell'86. Abbiamo visto Your Name in versione manga e l'artbook della versione anime, che vi ribadisco, andatevelo a vedere il prima possibile su Netflix, è disponibile. Ho qui diversi caricatori wireless che ho appoggiato un po' alla meglio, ben 3. Abbiamo questo qui particolare, fast charging, anche questo qui in bambù che mi piace molto, non è fast charging, proprio questo qua un po' inclinato che non mi ha fatto impazzire in realtà, però insomma è qui e ve lo linko in descrizione. Poi per l'home video abbiamo visto Deadpool 2 in versione supportata con ben 15 minuti in più, quindi consigliatissimo, in versione Blu-ray con anche dentro il libro per bambini, fantastico. La versione in home video dell'Isola dei Cani, consigliatissimo ovviamente Wes Anderson, sempre e comunque Blu-ray. Poi Netflix mi ha mandato per la promozione di Big Mouth Handmasters, quindi fazzolettini per ripulirsi dopo, insomma, aver fatto quello che dovete fare, chiaramente. Andate a vedere sulla pagina ufficiale di Big Mouth, c'è un gioco molto particolare, diciamo così. Nanoblock mi ha mandato questo Grey Wolf, visto che adesso è distribuito ufficialmente, a quanto ho capito, anche in Italia. Nanoblock, se non lo conoscevate, adesso lo conoscete. Poi per Wizard of the Coast, l'ultimissima espansione di Magic the Gathering, le gilde di Ravnica si chiama, vedete qui un po' di buste e un po' di mazzi Planeswalker, ne riparleremo comunque con Giacomo in un video dedicato. Sempre per lo speciale Instant Photography che arriverà nei prossimi giorni, settimane, spero presto, ho ricevuto altre macchine che andranno appunto a completare la mia selezione, da Kodak e da Polaroid. E poi cosa sto lasciando fuori? La versione PS4 di WWE 2K19, il gioco del wrestling in versione così da recensione, che insomma ne riparleremo su Lega Nerd, direi che ho detto tutto. Ah no, ecco, la Ecto 1 in scala 1.24, in metallo con sportelli che si aprono, mi piace moltissimo, e non l'ho esposto perché non so dove metterlo, ma ricordatevi anche il bel piumino di The North Face, a un prezzo eccezionale secondo me, visto che si parla di un piumino con piumi di vera oca. Direi che ho detto tutto, se non ho detto tutto comunque fa lo stesso. Grazie davvero ragazzi per essere stati con me, è sicuramente una puntata super lunga, non ho idea ora di quanto vedrà lunga perché la devo ancora montare, ma non ho dubbi che sarà mega lunga, quindi grazie davvero.
fate un like se non l'avete ancora fatto qui sotto, non vi costa niente, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se siete guidati qui per caso, iscrivetevi assolutamente e attivate le notifiche. Fate una share di questo video, fatelo conoscere ai vostri amici se ancora non conoscono Mailtime e questo format così particolare. Se vi piace il format fatelo conoscere ragazzi e fate abbonare altre persone, mi raccomando. E noi non dovessimo più rivederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao ragazzi.